And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Eccoci qua, signore e signori, ben arrivati all'appuntamento con Ofelia del venerdì. Oggi bellissime cose, come al solito spero di non deludervi e che ci siate, perché naturalmente essendo magari un ponte, forse ci siete anche più del solito magari, no? Visto che non lavorate, visto che siete a casa, il tempo non è tanto bello, quindi ce ne stiamo a casa nelle nostre casucce e magari vediamo com'è domani, no? Che dicono che sabato forse sarà meglio. Speriamo che arrivi un po' di calduccio. Allora, io vi ho preparato una vetrina da collezioniste. Oggi veramente le mie clienti Ophelia Victims collezioniste potranno trovare sicuramente delle cose molto interessanti per quanto riguarda dei pezzi unici che sono assolutamente esclusivi e che io farò vedere solo oggi perché sono pezzi unici e poi sicuramente non ci saranno più, non avrò più il materiale, non ci sarà più la possibilità di averli e di vederli. Ho già fatto delle pubblicazioni su Facebook e li avete già ammirati e mi avete già detto che siete molto interessate, però ho detto voglio aspettare la diretta perché è giusto che tutte quante le possano vedere. Abbiamo fatto la regina dell'estate con quella collana importante che poi vi illustrerò sul collo più alto, che adesso Ruben ve la mostrerà, qualcosa veramente di unico ed esclusivo, per poi andare a una collana in coralli veri, perle e turchesi grandissimi, veramente qualcosa di straordinariamente raro e unico, oltre che bello, bellissimo da indossare. Altri elementi importanti con i coralli e le perle, con sfumature sempre perle di altissima qualità, straordinarie. Potete anche telefonare e chiedere i prezzi. Poi in anteprima un'altra meravigliosa collezione. Questa è sono quattro pezzi che vi volevo far vedere, che non vedevo l'ora proprio di mostrarvi. Sempre con coralli a barilotto, meravigliosi e perle. Poi collane straordinarie come al solito, anche sulle varianti dell'azzurro, una collezione di argenti moderni che adesso sono la tendenza moda, con degli orecchini fantastici in argento dorato, in argento rodiato. Adesso si avvicina anche la festa della mamma, quindi oggi ci sarà una bella collezione dedicata ai cuori. Poi le bellissime stole che ogni settimana, e sono quasi terminate, vi mostro della Pashma. Poi per le collezionisti volevo far notare, non so se Ruba riesce ad arrivare fino alla vetrina dietro, per le appassionate di oggetti antichi, ho un meraviglioso capodimonte, qualcosa di straordinario dell'Ottocento. Poi ho un fantastico, sempre da collezione, ventaglio, che però lo tolgo altrimenti, da super collezione della fine dell'Ottocento, addirittura poi noi l'abbiamo anche fatto incorniciare e l'abbiamo cercata poi dopo aver trovato il ventaglio, una meravigliosa cornice in legno dorato, sempre autentica dell'Ottocento. Il ventaglio è in avorio e i paesaggi
sono tutti dipinti a mano, quindi avete veramente per le appassionate di oggetti antichi, di arte e di collezionismo, una scena bellissima d'amore e un ventaglio tutto in avorio. Poi abbiamo dalla nostra collezione privata, non so se c'è qualcuno di voi che colleziona le bambole, due favolose bambole tedesche della fine dell'Ottocento che sono appunto firmate Armand Marcel. Riesci a vederle? Sono fantastiche. Con tutti i loro vestiti originali in legno, casomai su richiesta sono presentabili, ecco, posso fare la presentazione. E poi naturalmente oggi ci sarà una collezione importante di collane, come vi avevo anticipato. Qui davanti a me, per telefonare c'è sempre il numero della diretta da fare, che è lo 0461 15 33 040. E qui davanti a me ho posizionato questo quadro meraviglioso della Pashma in lavorato a telaio per chi ama le cose molto particolari, scelte e colorate. Ho questa collezione della Pashma che ormai stanno per terminare, i modelli. Vi devo dire la verità che ogni volta che ve li faccio vedere hanno un successo pazzesco perché sono veramente esclusivi e unici. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio com'è questo foulard, che è, vi spiego la composizione perché sono tutte composizioni molto importanti. Rappresenta, vedete, ci sono dentro tutti i colori, rappresentano dei paesaggi, 80% modal, 7% seta, 7% lana e 6% cashmere. Naturalmente, Pashma, quando loro fanno le promozioni, sul loro sito sono tutte stole da 180 euro, quando fanno le loro promozioni arrivano a costare non meno di 99 euro, potete proprio andare a verificare, come collezione Ophelia ve le presentiamo a 49 euro, comprese di spese di spedizione. Sono dei capolavori tessili. Allora, vi dico subito il numero di questa, che è secondo me un vero e proprio capolavoro, tutta fatta a telaio con la tecnica del block printing. Questa qui è il numero 55. Sempre vi faccio notare come sono lavorate a telaio, perché vedete dove c'è il bianco del tessuto, finisce col telaio bianco, azzurro, arancio, il rosa, e da qui capite che è tessuta veramente a telaio, che non è un pezzo di stoffa tagliato e fatto a macchina. È tutto fatto a mano, anche i disegni sono tutti stampati a mano con la tecnica dei legni che si chiamano appunto con una tecnica come fanno i batik e sono straordinarie. Questa allora è la prima che avevo lì perché ho voluto anche fare le fotografie. E volevo appunto mostrarvela, bellissima. Andiamo allora a far vedere la collezione importante di oggi. Importante, dico importante perché è bellissima, a parer mio, di collane assolutamente introvabili e anche di orecchini. Ad esempio, partiamo da questi meravigliosi pezzi che ho in vetrina. Lotto numero, abbiamo Ruben in telecamera, in regia, lotto numero 311. Abbiamo fatto questa meravigliosa forma di orecchino con argento e tutte pietre naturali e dedicata appunto a questa collezione al Mediterraneo, con queste splendide pietre che sono appunto coralli veri, turchesi veri e poi abbiamo una stella marina e un pesciolino. Sono molto leggeri. E si possono indossare, vedete, tranquillamente con qualsiasi colore, sono proprio freschi, sono proprio originali e sono dei capolavori fatti tutti a mano. E la richiesta per questo orecchino, che è un pezzo unico, è di 120 euro. Io li ho accompagnati a questa fantastica collezione che adesso ve la mostro. Allora, qui c'è la collana con un elemento importantissimo che non posso più naturalmente replicare perché è un pezzo unico. Tutta cesellata con coralli splendide, con queste forme di barilotto grandissimo
e sono appunto coralli vegetali madrepora di 15 mm per 22 mm. Hanno veramente il colore bellissimo del corallo vero, magari quello nostro mediterraneo. Il corallo vero sapete che è di origine animale e costa anche 100 euro al grammo, costa più dell'oro, è introvabile. Se questo fosse corallo vero e una collana così dovrebbe costare almeno 2-3 mila euro. Perle, guardate la dimensione di queste perle e la forma particolare, difficilissime da recuperare, stupende, grandissime e perle coltivate. Grande importante chiusura data appunto da questo bel gancio comodo per sostenere anche il peso della collana. La capacità di abbellire è veramente grande, è un pezzo proprio collezione mediterraneo. Meraviglioso, illuminata sia dalle perle, sia dal corallo e sia dal bellissimo elemento. Pezzo unico. Ecco perché ho fatto la vetrina anche con questi meravigliosi orecchini, perché si sposa con tutti i gioielli che richiamano il Mediterraneo. Gli orecchini sono tutti in corallo vero, turchese vero, il corallo è vero. Allora, qui abbiamo il lotto 311, gli orecchini a 120 euro e naturalmente abbiamo la collana importante, pezzo unico, che veramente una collana così è da catalogo, da copertina. Quando si fanno le mostre importanti della gioielleria, queste sono le collane che mettono di solito in vetrina. Allora, abbiamo per questa collana un prezzo eccezionale di solo 260 euro. Solo l'elemento importante è lato 326. Non perdete questa meraviglia perché è una collana veramente. Solo questo elemento qua ha anche un costo molto molto importante. A 260 euro, facciamo 250, dai, togliamo altri 10 euro. Avete un meraviglioso pezzo d'arte, tutto eseguito a mano. Stanno dicendo nei vari commenti, Lorenza, sei unica. Grazie, grazie mille che mi dite così. Mi fa molto piacere perché ci tengo tantissimo alle mie clienti e quindi anche voi vedo che ci tenete a me dicendomi sei unica perché naturalmente cose così belle, particolari. Credo che non sia facile trovarle nemmeno nei negozi, nelle città, nelle vostre belle città, magari purtroppo i negozi più belli sono chiusi. Grazie, confermata. Infatti non dubbio Purtroppo senso sono unica come pezzi. gli unici pezzi che presenti. Ah, ecco, unica come i pezzi unici che presento. Anche qua, guardate, anche qua, nonostante sia una collana importantissima, formata da due fili, vedete proprio, quindi calcolate il prezzo che è come, cioè il prezzo che vi faccio io di questa collana è eccezionale perché io di questa collana tutta in turchese vero, corallo vero e perle vere, la richiesta che vi faccio è di soli 390 euro, ma avete presente? È come prenderne due da 180 praticamente. E una collana così con i coralli e le perle e tutto corallo vero costa di più di 180 euro, quindi vi ho fatto un prezzo eccezionale. Noto perché mi Allora, sembra. pezzo unico lato 324 e neanche 400 euro, 390 euro per un'esclusiva collana con delle placche di turchese naturale. Rarissimo, bellissimo, perché vedete qua avete proprio il turchese naturale grezzo che si sposa benissimo naturalmente con il colore delle perle bianche che gli dà luce e naturalmente con i coralli. Stupenda anche se la portate poi con una scollatura sulla pelle, la mettete sul bianco ad esempio, che magari vi stacca un po' di più o la mettete sull'azzurro. Questo è un pezzo da catalogo, eh. Ecco, questa vetrina di oggi faccio veramente una vetrina superlativa con dei pezzi come. No, lì non ho fatto vedere nulla. No, no. Però li vuoi. Gli hanno chiesto. No, non possiamo perché devo ancora farli vedere e assomigliano a quelli lì, ma devo Allora farli sono vedere. questi. È la signora Paola?
Li devo presentare perché posso fare anche prendere gli ordini. A parte queste, del resto, mi lasciate qua le cose perché poi posso fare gli ordini. A parte queste qua e alcune altre cose, non si possono ordinare. Invece alcune ho il materiale e oggi facciamo un'esclusiva veramente di cose fantastiche. Allora, poi andando sempre in importanza per quanto riguarda la collezione di oggi, anche questo splendido pezzo composto da questo elemento e questi colori e queste perle gigantesche, una collana intera di queste perle mi costa a me 200 euro, pensate, un filo. Sono fili da 200 euro all'ingrosso di perle, se vogliamo stare sulla qualità. Un ciuffo di corallo vero, tutto eseguito a mano su argento e poi sempre incastonati con le coroncine, vedete, con le applicazioni bellissime di argento, le agate e i coralli e queste fantastiche agate di questo striato colore eccezionale. Qui abbiamo una collana eccezionale unica, non prendo gli ordini perché questo elemento qua non ce l'ho più, queste perle non ce l'ho più e questo qua soprattutto è un pezzo unico, irreplicabile. Allora, 265 il prezzo per il lotto numero 325 e perle su e su. 265 euro per una collana che ne vale almeno 150 in più. Guardate la dimensione, la bellezza, la rarità di queste collane che sono veramente affascinanti. Affascinanti, secondo me, per le loro composizioni artistiche, per i loro colori, per gli elementi che sono veramente importanti, e per l'argento che sono... tutte montate in argento e per la loro bellezza che non ha prezzo. Abbiamo 22 mm di perla d'argento tutta lavorata a mano. Stupenda. Anche questa qua non fatevela scappare. Praticamente se costa 400, neanche 400 euro è come pagare 200 euro un filo composto da 1, 2, 3, 4... 5 turchesi il primo filo e 2 turchesi il secondo filo e sono tutti coralli naturali. L'appoggiamo qua, ogni tanto Ruben se non va venduta gli facciamo una ripresa. Dopodiché il top del top, io penso che una in Italia ci sarà che avrà il coraggio di ordinarsi un pezzo favoloso come questo. Ah, poi faccio vedere il ventaglio che l'ha richiesto. Ce la fai Ruben? Ah, bene, vedo che sei venuto a sistemare la vetrina. Sono vetrinista. Eh beh, non ho dubbi che il mio regista sia anche vetrinista. L'arte, coltiva l'arte e mettila da parte. Straordinario pezzo, veramente emozionante per me potervelo far vedere. E eccolo, non, parla da solo, vero? Non c'è bisogno di descriverlo più di tanto. Ve lo faccio vedere anche com'è indossato. È un capolavoro unico di scultura, perché questa è proprio una scultura con tutti gli elementi naturali e tutta in argento, e la richiesta per il lotto numero 323 è di soli 350 euro. Calcolate che potrei venderlo al prezzo che voglio perché è impossibile trovare una sorella, una cugina, una sorella, una cugina, impossibile, è un pezzo, falla vedere tutta insieme, Ruben, straordinaria, di straordinaria importanza, sempre con tutti questi meravigliosi coralli madrepora naturali, non abbiamo nulla di plastica, qui abbiamo un capolavoro del Mediterraneo, Torre del Greco, i migliori al mondo per creare queste meraviglie. Rimanendo sempre in tema del corallo e del mare, sempre come orecchini, vi volevo far vedere questi che sono il lotto numero 317 e anche questi sono tutti eseguiti a mano con barilotti in turchese
quattro fiori, perle, onici e tutto corallo. Belle anche le montature. A 110 euro abbiamo il lotto numero 317. Ma non perdete questi perché sono veramente una meraviglia. Il lotto numero 311 ha soltanto 120 euro. Li appoggio qua insieme alla vetrina Mediterraneo e anche questi Ruben li lascio qua così ogni tanto li puoi far vedere. Strepitosa questa collana, importantissima come forma e anche qua non è facile trovare delle collane così belle, così particolari e così originali. Abbiamo uno spettacolare, sempre Torre del Greco, quattro fiori a sferico, a barilotto, a pasticca, a pepita e poi tondo e poi tutto questo nostro bellissimo sempre design che caratterizza la collezione Ofelia, che non è mai banale. Ma lo sai che non avevo dubbi che c'era una mia cliente che se la prendesse perché era meravigliosa, non è possibile che passasse inosservata e che qualcuno di voi non facesse una piccola pazzia oggi, ma è una pazzia che vi ripagherà tantissimo. Tutta la collezione di oggi è veramente validissima. Io non vi ho anticipato nulla perché mi piace sempre farvi le sorprese. Non ho neanche mandato i messaggi su WhatsApp che di solito vi avviso di non perdere la puntata. Perché anch'io ieri ho fatto un po' di respiro, un po' di vacanza e quindi ho proprio chiuso tutto. Allora vi ringrazio tantissimo, vi chiedo per cortesia una cosa. Memorizzatevi il mio numero di WhatsApp 0461 17 80 606 per rimanere sempre in contatto con la collezione Ofelia. Potete mandarmi informazioni, richieste, rivedere le cose, io vi mando le foto, potete farmi anche tante volte gli ordini, fate lo screenshot e me le ordinate dopo. Quindi durante la settimana ci potete sempre contattare al numero di WhatsApp che è il mio numero di ufficio anche di telefono, però funziona anche come WhatsApp. Importantissimo rimanere connesse con noi perché essendoci solo una volta alla settimana. Magari, capito, può darsi che io abbia qualcosa da dirvi, abbia qualche cosa da pubblicare, abbia magari. E poi su Facebook, importantissima anche la puntata che faccio il lunedì su Facebook. È una puntata molto seguita e sarà sempre fisso questo appuntamento, eh? Perciò mi raccomando, non perdete il lunedì che faccio anche per le Ofelia Victims, come vi chiamo io, alle 14. E da questi sono i nostri appuntamenti. E poi naturalmente il matinée domani da mezzogiorno alle 2 per le clienti che il venerdì non ci sono. E quindi anche quello è un appuntamento in più che mi piace fare. Mandiamo la registrata tante volte, ma anche tante volte la diretta e si possono ordinare le cose, quindi anche domani, se qualcuno vede la trasmissione, che oggi non la vede, può tranquillamente fare gli ordini. Però quello che volevo dirvi di importante è di rimanere collegati al nostro numero di WhatsApp e sapere sempre il nostro numero di telefono, eh? Allora, questa splendida collana è il lotto numero 321 e la richiesta al posto di 230 euro, che sarebbe il prezzo di vendita di una collana così, con questo materiale e con questa bellezza tutta in argento e originalità, è di 180 euro. Avete visto che fine, che bella che ha indossata, che eleganza e che raffinatezza. Anche questa qui è un pezzo unico. E poi lei, bellissima, questa Chanel, che abbiamo fatto sempre con tutti elementi diversi, sempre di bellissimi elementi sferici, tutta in pasta di turchese, anche questa è piaciuta tantissimo, tutta alle persone a cui appunto l'ho fatta vedere, è una Chanel e poi abbiamo questi elementi meravigliosi di prima qualità che sono tutti in cristallo con queste sfaccettature fantastiche e tutte paste di turchese e quattro fiori, ma è come comprare una collana di turchese vero, perché in Italia noi facciamo i quattro fiori migliore al mondo che sono praticamente un 80% di turchese che viene quando vengono lavorati pezzi importanti di turchese e poi vengono praticamente riassemblati e creata questa pasta di turchese. Ho anche i suoi orecchini, Collane superlative, superlative, grazie, dicono collane superlative, ma d'altra parte
Penso che le riconoscete anche voi, no? Quando sono belle, anche una che non è esperta. Lotto 322, questa costa 322, costa soltanto 165 euro. Ho fatto anche i suoi orecchini, che se volete li potete anche comprare da soli, che sono stupendi. Sono il lotto numero 348 a soli 65 euro. Bellissimi, sempre con questi bei giochi in argento, con questo meraviglioso, vedete, è una, non è una cosa che si vede in giro, è in commercio. Ho trovato questi fili che sono praticamente, sembrano delle agate sfaccettate, guardate, sono meravigliosi, con una luce incredibile. Quindi questa, a chi piace la collana in Chanel da avere con i turchesi, è l'altra vetrina che avevo preparato. Poi andiamo sui gioielli in argento che ho preparato in vetrina. Qui abbiamo l'ultima tendenza moda con una bellissima e leggerissima offerta di questi orecchini che sono luminosissimi, hanno questa bella chiusura, vedete, adesso ve li faccio vedere indossati al volo, e sono, potete averli o in bianco, rodiato bianco, è proprio la novità della moda. Che vedete anche proprio magari indossata in televisione o comunque dalle modelle. Abbiamo due versioni oggi qui, nella misura grande, che è appunto in giallo oppure in rodiato bianco, dipende dai vostri gusti. Allora, in giallo è il lotto 341 e la cifra, la richiesta è di 341 è il lotto perché... 85 euro. E cos'è il lotto 343? Scusa Lidia, 334 cos'è? Anello argento dorato. Anello argento dorato. Allora, come mai ho il bigliettino dietro a questi? Allora, è giusto il 341 a soli 85 euro? Solo? Pensavo 130 perché avevo dietro un bigliettino che non capisco di cos'è. Allora, 341, cosa c'è scritto? No, vedi che non sono questi. E allora dimmi cos'è il lotto 334, perché non costano 85 euro. No, 334. Vabbè, dimmi cos'è il lotto 335. E quanto costano? 130. Allora, 130 euro. In effetti mi sembrava strano che costassero 85. 85 è il prezzo di quelli coi cuori. Allora, sono molto grandi, abbiamo la versione in giallo, guardate come sono, tutti in argento, e sono leggerissimi, assomigliano un po' ai sinacoli, gli orecchini antichi dell'Ottocento, e abbiamo questa bellissima forma, io li ho voluti fare proprio belli grandi, e guardate che belli che sono anche in argento rodiato bianco, che è l'otto 335. Ok, quindi abbiamo 334 giallo e 335 bianco. Allora, pezzi unici, perciò anche qua vi invito a ordinarli, cioè a prenderveli, bellissimi anche nella versione luminosissima del bianco. Li mettete su tutto e è un orecchino proprio fashion. Stiamo parlando di argento. Mentre nella versione bellissima con i cuori, un altro bellissimo orecchino, ecco questi sono quelli da 85, vero Lidia, il lotto 341, e anche questo qua ho solo un pezzo, poi le riserve devo riservarmi di vedere se ne hanno ancora, perché sono fatti in Italia questi, stanno andando per la maggiore e non so se ne hanno pronti, eventualmente bisognerà aspettare per averli, sono meravigliosi, leggerissimi e costano solo 85 euro. Questi sono il lotto 341. Poi nella collezione cuori, che appunto va tantissimo, ho voluto fare questi due bellissimi anelli, che sono sempre tutti in argento, il 344 in argento dorato giallo e il 343 in rodiato bianco. Gli anelli si possono tutti regolare e sono tutti in argento e la richiesta è di soli 60 euro e sono bellissimi perché sono portabilissimi e fanno parte di questa linea, di questa collezione in argento. Li faccio vedere da lontano, Ruben, per capire l'importanza che hanno, non sono per niente troppo eccessivi, ma hanno veramente una bella forma.
bello sia nella versione argento dorato, ma molto bello anche in bianco. A chi piace l'argento rodiato bianco è proprio bellissimo, col cuore rivolto verso di voi, o se no, bellissimo anche portato in centro. Se volete essere moderne, se volete essere di tendenza, è un suggerimento che vi ho portato oggi per quanto riguarda l'argento con questa collezione. 60 euro gli anelli, che sono pezzi unici, e 85 euro questi meravigliosi orecchini. La collezione però si arricchisce anche degli altri due modelli di orecchini che ho fatto con chiusure diverse. Ho fatto la clip e il perno, questa è proprio una linea nuova appena arrivata da fare l'abbinamento con il suo anello. Allora, costano 85 euro, hanno la clip e il perno, e in argento rodiato bianco costano 85 euro, sono il lotto 333, mentre in giallo sono il lotto 332. Li ho lasciati sulla sua cartina, così sono comodi anche da far vedere. Anche qua è uno sfizio che vi prendete in argento e avete un orecchino quotidiano da mettere sempre. Molto bello, molto fresco, molto, aspetta che non si vede coi capelli, molto alla moda, e questo è di tendenza anche questo. Poi trovare la clip col perno non è per nulla male, per tante di voi so che appunto li ho scelti apposta così, con la clip e il perno, così vi rimangono belli alti sul lobo. Allora, in argento bianco sono il lotto 333, mentre in argento luminoso dorato sono il lotto numero 332. Sempre tutti lavorati a mano, quindi vedete, avete la possibilità, volendo, di fare la parure con 60 euro l'anello e 85 euro i due orecchini. Questa è la parure, sono stupendi, originali, freschi e nuovi. Poi, da portare sul lobo con la farfallina, ho questo altro modello, quindi i cuori si arricchiscono ancora di un nuovo modello con il lotto numero 328, sempre a 110 euro, e anche questi qua sono favolosi. Non perdeteli perché sono grandi, sono in argento, sono moderni, sono fashion e sono veramente particolari. Lotto 341 cos'è? Ecco, allora questi qua li tengo qua. Belli, qua è finita la collezione per quanto riguarda l'argento. Poi ho altre collezioni, scusate, non è vero, perché la collezione si arricchisce anche del bianco, ho qua tante belle cose. Gli orecchini grandi ci sono anche in bianco, rodiato bianco, made in Italy è questa collezione, fatta tutta a mano, il 110, scusa, no, costano 110, non so il numero dell'otto, saranno vicini, Lidia, a quelli in giallo, che sono il lotto numero 328. Poi guardate che carini che sono. 328 i gialli, 329 i bianchi. Ecco, 329 i bianchi. Guardate che carine che sono anche le sue collane con il ciondolo col cuore a 65 euro. C'è bianca o gialla, un pezzo solo, e poi casomai speriamo di riuscire ad ordinarvele. A 65 euro vi arrivano a casa vostra senza nessuna spesa aggiuntiva. E avete anche qua un bellissimo cuore da regalare alla vostra mamma. Ce la facciamo a spedirvelo per la festa della mamma? Questa è una collezione, lunedì io spedisco, martedì i pacchi vi arrivano. Vi ricordo che potete fare gli ordini anche su WhatsApp, o telefonate in diretta oppure su WhatsApp 0461 17 80 606. Vediamoli indossati. Stupendo, in dorato, potete fare magari, non so, ve l'ho messo a solo 65 euro in argento, la collana, e magari prendere l'orecchino, quello da 85, fare la parure, sarebbe stupenda. Oppure chi porta gli orecchini, ama gli orecchini, si prende solo gli orecchini, chi ama le collane, si prende solo le collane. Guardate che bella, vedete, è passante. Sulla catena d'argento, preziose, a soli 65 euro. Allora, rodiato bianco è il lotto numero 313 e 312 è il giallo. Mentre l'orecchino, allora, c'è, ricapitolando, bello grande, che ve lo voglio far vedere indossato, a 110 euro, più piccolino a 85 euro, oppure pendente, li vedete tutti sulla vetrinetta.
pezzi unici, perciò mi raccomando, veloci a ordinarli o con WhatsApp oppure con il telefono. Lo so che vi piace vederli indossati, farò questo sacrificio. Sono stupendi. Guarda com'è. Sono bellissimi. Veloci, perché veramente questa è l'unica volta che li ho. Sapete che io ogni settimana porto cose diverse e di conseguenza mi piace sempre cambiare. E di conseguenza oggi ci sono e poi basta. Sono bellissimi anche questi qua, eh. Ripeto il prezzo di questi, anche questi soli 85 euro. Forse facciamo una piccola richiesta, se per caso in magazzino ne fanno ancora. Questi qua, Lidia, allora te li lascio, bellissime anche le collane. Oggi sono in tante, servono anche sui... Ah, grazie, Rume, che me lo dici. 211 persone, tante che ci seguono su YouTube, che si vede che sono magari in vacanza e ci guardano, perché è comodo YouTube, perché lo potete vedere da dove volete. Poi l'altra linea nuova che guardate, che io è da un po' che vi faccio vedere i gioielli vintage, sì o no? Hanno fatto, secondo me hanno copiato l'idea, hanno fatto la linea d'argento vintage come negli anni 50. Voi le avete originali perché le avete ancora prese da me. Io l'ho trovata stupenda, ve l'ho presa. Lotto numero 315, a soli 78 euro la collana, e gli orecchini favolosi sono il 309, a soli 85. Facciamo vedere prima la collana e gli orecchini. Gli orecchini sono come quelli che io vi faccio vedere americani, solo che chi piace il moderno e piace lo stile se li può prendere in argento, oltretutto non in metallo. Quindi qua avete l'orecchino, anche qua sono pezzi unici, le riserve, non è che prendo gli ordini, mi riservo di chiedere se possono farmeli avere in tempo debito, non aspettare troppo, perché queste sono delle novità freschissime che io vi ho portato, proprio appena uscite dai laboratori in Italia, della collezione primavera-estate. E c'è questa bellissima linea che si riavvicina molto allo stile vintage americano del 1950. Quindi la collana in argento bianco rodiata a soli 78 euro, mentre gli orecchini a soli 85. Quindi questa è la vetrina completa. Poi vi ricordo questi qua meravigliosi, di non perderli, a soli 130 euro, sono le schione. Scusa, non le schione, i sinacoli, tipo, vedete, in argento. Se avete anche le collane, così, cioè costano come di bigiotteria, ve li ho venduti di bigiotteria a questo prezzo. Adesso sono riuscita a farmeli fare in argento. Sempre vintage anni 50, c'è anche in giallo, quindi non ho potuto rinunciare naturalmente a darvi la scelta dei due colori, del rodiato bianco o dell'argento dorato giallo, con il lotto numero 314 a 78 euro. Ecco, così qua ci sono le due possibilità. Sempre parlando di argento, poi ho una bellissima forma di orecchini, che sono anche questi qua, li tolgo così li vedete meglio, degli anni 50, sempre montati tutti in rigoroso made in Italy e sempre leggeri, vuoti, quindi non pesano, tutti lavorati a mano, sempre in argento. E anche qua ci sono le due versioni, in giallo o in bianco, sono stupendi, di grande bellezza e di grande sciccheria. Lotto 331, anche questi a 85 euro, ve li faccio vedere appoggiati, bellissimi, con le virgole, così, con questa lavorazione molto molto bella, molto luminosa, e anche qua ce li facciamo allo stile anni 50. Allora prendeteli, ci sono gialli o ci sono bianchi, rodiato bianco, novità 330 in bianco e 331 in giallo. Magari poi mi mettete voi il suo cartellino, guarda che belli che sono. C'è il destro naturalmente e il sinistro, questo è il sinistro, bellissimi.
Ora vi faccio vedere un po' di Celeste G. Continuo con la collezione della settimana scorsa che non sono riuscita a farvi vedere, con questo straordinario bracciale formato da due calle. Bellissimo, non ho altre parole per descrivervelo, tutto eseguito a mano, un pezzo di straordinaria bellezza, la collezione primavera-estate di Celeste G, con il lotto numero Made in Italy, sempre 302, a soli 130 euro. Spettacolare, sempre tutto lavorato con queste foglie, non c'è problema di misura, il bracciale per indossarlo si apre, quindi è bellissimo, potete metterlo anche bello così se volete alto, e va bene a tutte le misure. Io ho un polso molto piccolo, ma vedete, a me va bene, è raffinatissimo. La composizione poi si arricchisce con i due anelli che ho fatto fare, i due anelli li ho voluti proprio fare, uno per dare appunto, visto che sono due diverse le calle, anche gli anelli sono due diversi. C'è l'anello con tipo le spighe, questo qui e questo. Gli anelli sono pezzi unici, anche questi non si possono riordinare. Il 304 costano 85 euro. Questo è regolabile, è con le spighe. E straordinario anche l'altro. Quindi avete anche qua la scelta di indossare degli anelli straordinari. Il lotto numero... 80, non so il numero, non ho scritto il numero di questo. Ho scritto anello con le spighe 304 e 303 è questo. Facciamoli vedere da lontano, Ruben. Sono stupendi. Con il suo bracciale. Pezzi unici però, dovete essere veloci. Meraviglioso, con la calle, con come le spighe, il fiore è tutto fatto a mano, il gambo è firmato, siccome è tutto Made in Italy, il gambo è firmato, vedete Celeste G, Made in Italy, avete la sua scatola, il packaging e anche questo è un bellissimo regalo. Quindi abbiamo la collezione formata da questi due meravigliosi anelli e da questo bracciale oggi. Tutti eseguiti a cera persa, a soli 130 euro il bracciale, pezzo unico, e a 85 euro gli orecchini e gli anelli. Poi la settimana scorsa è stato prenotato, non ce l'ho più, e quello azzurro, adesso ve lo faccio vedere, meraviglioso, lo stesso modello con i cristalli bianchi. Abbiamo anche qua qualcosa di straordinario, in bianco, sempre a 130 euro soltanto, il lotto numero 300, sempre firmato, collezione Celeste G Made in Italy. Guardate che bello che è. Luce pura su di voi, su tutto, su qualsiasi cosa che voi desiderate indossare. Se avete voglia di avere un pezzo veramente esclusivo che vi distingue, di un gioiello straordinariamente luminoso e straordinariamente bello, con una catena notevolmente importante, sempre lavorata tutta a mano in ottone, che è questa lega che usa Celeste G, a soli 130 euro. Dopodiché la linea, sempre come la settimana scorsa, e l'anello della settimana scorsa come girocollo è stato venduto, adesso ce l'ho tutto in bianco per fare la parure con la collana bianca, o però se no anche bellissimo da portare da solo. L'anello con un cristallo, vedete, con il cuore bianco e che riprende il rettangolo invece come la collana e l'altro in piccolo, stupendo, tutto regolabile, veste tantissimo la vostra mano, veramente di luce, a soli 65 euro è il lotto 301. Non fatevi sfuggire queste cose, perché dopo, come l'altra volta, rimanete senza, mi telefonate dopo e vi dico non ci sono più. Siete pronte a un favoloso paio di orecchini? Guardateli, sempre Celeste G, sempre un meraviglioso abbinamento cromatico, i cuori trionfano sempre nelle sculture e nelle composizioni di Celeste G, e qui abbiamo gli orecchini sempre in cristalli di primissima qualità, sempre di origine tedesca e Swarovski, il lotto 305 a soli 69 euro. Hanno la farfallina che vi rimane questo bellissimo elemento azzurro che scende poi sul vostro lobo e poi scende questo favoloso, questa favolosa gradazione, questa nuance di luce
composta appunto da questi due bei colori, da questi due bei abbinamenti freschi, primaverili, collezione naturalmente handmade e fatta in Italia. Dietro avete anche proprio scritto ogni gioiello è firmato ed è bellissimo. A soli 69 euro gli orecchini, lotto numero 305. Io metto qua, dopo mi ridai tutto, Lidia, perché sono pezzi che dopo io posso, se non vanno venduti, li far vedere. Ok, allora faccio vedere questa vetrina dietro, perché c'è la signora Paola che vuole, ha già ordinati questi orecchini, però ha detto non li tolgo perché ho ancora qualche elemento e credo di riuscire a farlo anche per altre. Allora, questi sono due orecchini preziosissimi che fatalità anche Ruba li ha ripresi perché gli sono piaciuti, li ha messo nello screenshot. Sono in quarzi rosa, sono il lotto numero 310 e la richiesta tutta in argento rosato. Guardate come sta bene l'argento rosato col quarzo rosa. Proprio ha quel leggero stacco che gli dà questa leggera proprio raffinatezza, questo senso proprio di leggerezza e di raffinatezza. A soli 98 euro. Chi li ha ordinati li riceve subito e dopo vanno in prenotazione, ci vorranno una decina di giorni perché comunque c'è il ponte anche la settimana prossima, tanti laboratori chiudono. Poi eventualmente ne ho un altro paio, un'altra variante, casomai, perché a noi piace farli tutti diversi, che è questa, ed è il lotto numero 319, sempre in quarzo rosa, bellissimi questi elementi, tutti montati in argento, bella l'idea di farli uno diverso dall'altro, vedete, a 90 euro. Anche questi sono magnifici. Orecchini particolari non se ne trovano in giro, non ne vedete di così belli, di così eleganti, di così performanti, con questi elementi preziosi in argento, cose veramente diverse e costano come la bigiotteria, ve li sto facendo pagare veramente poco, pur creando dei gioielli, guardate questo com'è, che luce, che luminosità, che raffinatezza. Perché ho questi orecchini? Perché, mi direte voi, avete fatto questi orecchini? Perché c'è lei, questo capolavoro. C'è un perché. La collana è stupenda, non serve che io lo dica, lo vedete anche da sole. È tutta in materiale prezioso, in argento rosato, tutta in quarzi rosa. È formata da tre fili, solo il filo centrale sarebbe meraviglioso, solo lui da solo. Sempre con questi dischi, naturalmente pezzi unici. Poi c'è il secondo filo. Guardate le rondelle di questi quarzi rosa, sono di una rarità. Tutti tagliati a rondelle di 15 mm. Poi ci sono degli altri tagli, sempre questi elementi importanti, a spicchio di melone in argento rosato, e qui c'è il terzo filo. E poi la collana è tutta, vedete, montata in argento e poi questo contrasto meraviglioso di ciclamino, composto da sempre particolarissimi, non so se vedete come sono fatti come a tubicino, quindi anche qua una rarità di taglio. La richiesta per questo capolavoro è di soli 350 euro, considerate che sono tre fili, lotto 327. Anche questa è da prendere al volo, se volete una collana da veramente gioielleria regalata a questo prezzo, non esitate, è un pezzo unico, straordinaria, una luce, qualcosa di veramente bello, qualcosa di veramente pazzescamente raffinato, leggera e con questi elementi veramente ricchi di originalità e di preziosità. Quarzo rosa abbinata a tutta questa lavorazione incredibile di catena. Poi ci sono gli orecchini numero a 98 euro 310 e loro che sono gli orecchini numero 319. È veramente con tanta soddisfazione che faccio vedere al mio pubblico televisivo e anche quello di Facebook e anche quello di YouTube dei pezzi straordinari come questi. Approfittatene finché ci sono, altrimenti senza Ophelia come fate dopo? Eh?
Allora, questi qua li lascio qua perché tanto si possono ordinare. Poi, rimanendo sempre sui pezzi importanti d'argento con le pietre naturali, guardate i colori di questi orecchini, anche questi qua, straordinaria bellezza, tutti montati in argento. Abbiamo questo contrasto cromatico che distingue sempre le mie collezioni, questi abbinamenti, queste verve coloristiche che danno tono e che non sono subito catalogabili come dei pezzi banali, ma sono sempre molto originali. Abbiamo questo bellissimo accostamento cromatico dato dalla giada color viola, lilla, fucsia, abbinato alla malachite. A soli 110 euro. Questi orecchini leggerissimi sono stupendi e sono il lotto numero 318, da fare vostri. Io non sono qua che faccio una mostra, sono qua per vendere, quindi datemi soddisfazione e prendetevi queste cose meravigliose. O prima o dopo dovete prenotarvele, perché sono cose introvabili, stupende. Ho dimenticato poi, vabbè, ma me li faccio vedere dopo. Poi, per accontentare anche le mie clienti delle perle, che vi avevo detto che erano terminate, per fortuna sono arrivate le perle divertenti come piacevano a me, grosse, importanti, una diversa dall'altra. Anche questa non è la classica banale collana di perle, è tutta montata in argento. E vedete, sono perle a disco, perle irregolari, e tutto un bellissimo movimento. A 130 euro, tutta montata in argento, la collana di perle, lotto numero 341. Non si può ordinare. Le perle sono come le persone, sono tutti pezzi unici. Togli allora quel 341. Collana perle 130 euro, non è ordinabile, quindi approfittatene anche qua, come quasi tutte le cose che vi ho fatto vedere. 341 per me. No, non è lunga. Comunque costa 130 euro. La collana lunga perle allora è questa che è il 339. È giusto 339, perché allora, visto che vi piacciono le perle, le faccio vedere tutte e due. Questa è una collana un metro, sarà 1,50 m, anche questa ve la metto a 130 euro e è il lotto 339. L'ho fatta bella lunga così perché potete metterla a tre giri. Ora vi dico la misura per potervela un po' regolare sul vostro collo, e la bellezza di questa collana è che vi fa un giro lungo, due giri o tre fili. Abbiamo 120 centimetri. 120 centimetri, complimenti alla cliente che ha ordinato la collana di quarzo rosa. Guardate che bella anche questa. Allora, confermata questa meravigliosa collana. Guardatela, salutatela, che sono contenta. Grazie mille. Anche questa raffinatezza unica, la mettete dove volete, la potete fare anche a tre giri, bella la misura perché sono 120 centimetri. Posso anche aggiungervi un pezzettino di catenella se per caso avete il collo magari un po' più grande. Comunque tre giri da 40 centimetri li fa a soli 130 euro, quindi anche qua la pagate 40 euro al filo. Spese gratuite pagate da noi. Ma se non vi piacciono più le perle, allora andiamo a soddisfare le mie clienti che amano la conchiglia rosa abbinata alle perle. Ecco finalmente che sono riuscita a ritrovare la conchiglia rosa come piace a me, della sfericità grande che piace a me, montata in argento dorato. Anche questa è tutta in argento, ha un prezzo eccezionale di 110 euro. Straordinaria bellezza anche di questa perla sferica di conchiglia. Abbiamo il fuori lotto. Vedi che non sono stata tanta brava. Conchiglia rosa, Lidia. Ce l'ho anche lunga, no? Magari forse le ho messe insieme. Prova a vedere se è vicino a quella lunga che è il lotto numero 336. Allora la corta è 338, Ruben? No, tre fili, è uno filo. Sono lì vicine, guarda.
130 euro. Allora 336, può essere conchiglie e perle? Sì, è questa. 110, scusa. Che numero 150, è? No? Allora va bene. Allora qua possiamo anche prendere qualche ordine, visto che non l'ho messa in lista, meravigliosa, a 110 euro. Ho ancora qualche perla da fare. La lunga, straordinaria, anche questa importantissima, sempre in conchiglia rosa, deliziosa, con le perle poi, guardate la bellezza di queste perle, montata in argento massiccio, pesante, è l'8336 a soli 150. Anche qua vi ha trattato non bene, di più, 110-150. Ma se ancora non vi piacciono i modelli che vi ho fatto vedere, vi accontento con un altro modello stupendo, sempre in argento, sempre con le perle di conchiglia rosa e di perle, strepitosa, qua è il massimo della raffinatezza e della bellezza. È il lotto 338 a soli 120 euro. Vedete, costa come la collana di perle a tre fili. Questa costa 10 euro in più e vi fa tre fili. Questa che ha tre fili di conchiglia montati in argento, tre fili di perle montate in argento, e questa è delicatezza, questa eleganza e questa atmosfera proprio delicata, è la terza collana di conchiglia rosa. Quindi la scelta è se prenderla o a un filo bella grossa a 110 euro, sempre con le conchiglie e le perle, montata in giallo, oppure pezzi unici naturalmente, questi vi arrivano subito, lunedì le spediamo, oppure prendervi quella un filo solo che però vi fa anche da 2 a 150 euro, che abbiamo una bella lunghezza, anche questa con la sua catenella di allungamento vi fa anche i due giri, oppure splendida la tre fili a 120 euro soltanto. Queste non le togliamo perché sono replicabili. Forse gli orecchini non li ho fatti vedere in malachite, quindi abbiamo o questi fatti vedere di turchese o questi qua meravigliosi. Se li vuole in malachite li ho da far vedere, ma con una collana in malachite, quindi aspetterei. Quelle in giada? Scusami, è vero? Questi? Grazie. Prenotati? Grazie mille. Andiamo avanti con altre meraviglie che oggi sono veramente selezionate una più bella dell'altra. Credo che sia anche imbarazzante la scelta, penso. Con una strepitosa, elegantissima, meravigliosa, preziosa collana in lapislazzuli e corallo e perle, sempre di altissimo livello, da gioielleria, cose preziose. Anche qua, guardate, notate i tagli di questi lapislazzuli, le perle che sono sempre quelle perle meravigliose che ho messo in questo modello. E bellissimi elementi in argento a canna vuota, sempre con belle importanti chiusure, perle sempre splendidi, coralli. È il lotto veri, è il lotto numero, ma dai, non ho messo neanche un lotto qua, fuori lotto, pezzo unico, da 350 vi posso fare l'ultimissimo prezzo per questo capolavoro, 250 euro. E anche di lapis, coralli veri e perle vere. Di questa collana ho anche fatto l'orecchino, che è il 347, a soli 60 euro così, oppure a soli 85 euro così, che è il 320. Anche qua voglio vedere se ci siete, è una prova d'ascolto questa. Perché visto che c'è il ponte, può darsi che tante di voi magari siano andate in vacanza. Comunque la puntata rimane anche registrata su YouTube, quindi non preoccupatevi, anzi io non mi preoccupo perché tanto gli ordini mi arrivano stasera, domani. Allora, 85 euro e chi ha perso queste meravigliose cose, 347, è un peccato. 60 euro questi qua, guardate che lapis e che perla. Cos'è che fa?
meravigliosa, poi una Chanel che si riprende a questi colori che sono tutti in corallo vero, in citrini e in corallo vero, non madrepora, e meravigliose anche qua sfere di lapislazzuli, lo chic in vetrina. Meravigliosa anche questa palette cromatica, sciccosissima, lunga da poter portare anche volendo a due giri. Poi volevo farvi vedere anche questa. Questi sono gioielli, non sono collane di pietre. Allora, questa qui, poi c'è anche il suo orecchino, che sarebbe un delitto a questo prezzo. Diciamo che io il prezzo l'ho fatto anche... Te lo fa vedere il Ruben, no, te lo fa vedere il Ruben in televisione. Eccolo qua. Questo qua davanti. Ecco qua, favoloso. Guarda. E vi faccio vedere la raffinatezza di questo gioiello. Si può anche indossare a due, sì, non mettiamo via nulla perché appunto dovete tenervi qua i campioni anche per domani che c'è la registrata. Solo i pezzi unici potete mettere via. 3,47. Guardate che meraviglia. A soli 155 da 180. No. Non saprei. Non saprei proprio. Questa è meravigliosa, eh? Pezzo unico. Lotto numero 325 a 265 euro. Corallo vero, eh? Perle coltivate meravigliose. Guardate che chic. Fantastico questo. Mamma mia, mi stanno scomparendo le collane a vista d'occhio qua, eh? Stupendo. Ai ai ai. Allora questa la mettiamo qua. Lasciami pure i due orecchini che sono belli. Se anche l'argento. Questa lunga, bella, elegante, ruba, luminosa, te la metto qua e qua liberiamo la scaletta. Allora, finisco con la turchese. Con il modello a tre che ho fatto sia in conchiglia rosa che in questo bellissimo turchese sferico, sempre a tre fili. Bellissimo. Anche questo. Starà bene a tutte perché tutte ci vestiremo di azzurro, di bianco, di giallo, di verde. Il turchese sta bene con tutto, di rosso. Preziosa anche questa, bellissima, lotto numero 337 a 120. Sono tre fili, quindi è come pagarla 40 euro al filo. Però poi a sto punto do anche la scelta a chi piace il rosso, perché mi piace sempre avere le collezioni complete, ed eccola qua, strepitosa, in barilotto, composta da tre fili in argento in barilotto, aranciato. Questi? Allora, questi sono il lotto numero 320, controlla se è giusto, perché alcuni Lidia mancano i lotti, guardate che bella che è venuta. Lotto numero 340, anche questa eccezionale, con elementi eccezionali, sempre tutta in argento, sempre con tre fili ricchi che vi decorano come un ricamo il vostro décolleté, e la potete mettere a scalare perché appunto abbiamo tre fili a scalare con il suo bel gancetto, abbiamo la sua catenella di allungamento a soli, lotto numero 340, a soli 140 euro. È bella o no? Che colore! Stupenda! Quindi allora ho fatto, la scelta è tre fili di pasta di turchese quattro fiori
che è lotto numero 337 a 120 euro. Ho fatto i tre fili stupenda con le perle e rosa di conchiglia e le perle bianche, che sono il lotto 338 a 120 euro. E l'ultima, che è questa che indosso io, a 140, che è bellissima. Vi dico subito anche di questo il numero del lotto. Lotto numero 340. Guardate i barilotti. Corallo. Anche questo difficilissimo ormai da reperire, non si trovano più. Montate in argento a soli 140 euro. Molto belli. Ah, poi ho questi orecchini belli da abbinare con tutte le collane in corallo madrepora, che sono dei bei barilotti in argento con le perle che lo accompagnano sempre in argento dorato, e a 95. E sono il lotto numero 316. Guardate che bella anche la montatura satinata che abbiamo messo per accompagnare e farne un orecchino importante. Meravigliosa collana anche qua, che vi fa anche abbondantemente due fili. Anche questa ha un prezzo eccezionale, ve l'ho messa, dopo ve lo dirò. Stupendi anche gli orecchini. Anche questa è bella lunga, quindi con tutti i barilotti e con tutte le rondelle, tutta montata in argento, sia le cupiglie che il resto, corno, a soli lotto 350 a soli 140 euro. Poi volevo farvi vedere questi orecchini, sempre della collezione vintage, però nuovi in argento, che si rifà al vintage. Abbiamo questi e questi come forma. Bellissimi ambedue. Questi sono quelli che vi ho mostrato prima, belli, leggeri, soffiati in argento, che sono il lotto 309 a soli 85. C'è il destro e il sinistro, così vanno. Sono stupendi. Vedete che si rifanno proprio i gioielli anni 50 americani. E poi c'è questo che è bellissimo, il nuovo modello fatto così, tutti fatti a mano, a 78 euro, sempre made in Italy. Scriviamo il lotto, che è il lotto numero 342. Stupendo poi, che stavo dimenticando, quest'anno poi vanno tantissimo anche questi colori, anche qua, guardate la raffinatezza di queste meravigliose combinazioni estetiche. Abbiamo messo delle bellissime agate color nocciola, chiaro, per chi veste di beige, per illuminare dei completi, anche sull'azzurro, guardate che bello il contrasto, che vi dico sempre, essere i colori freddi con i colori caldi. Splendide pietre, anche queste, calcedonio, agate, onici, e lotto 309 da 120, tutta montata in argento, proposta a 90, anche questa collezione nuova. No, faccio 90 euro della 309. Mi dite che lotto è 309 in lista, per favore? Allora no, è sbagliato il lotto. Orecchini argento mi dice che sono, invece questa è una collana. Collana agate calcedonio a 90 euro. Beh, tanto è un pezzo unico, la mettiamo fuori lotto. Però ti segni fuori lotto, Lidia, perché per domani altrimenti è un caos. E fuori lotto allora, 120, vi faccio 90. Ecco, allora, ti ricordi i fuorilotti quali erano, che così li rivediamo? Fuorilotto 1 cos'era? Fuorilotto 1 era quella in perle con chiglia rosa. Quale? Che prezzo? 110. Allora controlliamo insieme. Questa. Allora questa, Ruben, rimettiamo fuori, che la Lidia ha trovato il suo lotto.
perché non l'avevo scritta. Allora, questa no. Ah, ok, la lasciamo fuori lotto 1. Conchiglia, rosa e perle a 110 per le clienti. Poi Lidia, facciamola vedere, Ruben. Prego. Ah, stupenda quella. Per me è 3,46, ma è lo stesso scritto fuori lato 1. Allora, l'importante è che lo sappiamo, è questa. Lo sappiamo. Vero? La posso vedere? Adesso questa è così. Questa signora è la fuori lotto 2 che costava 2,50 ho fatto, al posto di 3,50. Riccardo, questo capolavoro. Non lo so. Ah, questa è collana Agate Calcedonio, extra 109, perché devo rifar vedere questo capolavoro in turchese vero e il corallo. Dimmi, non oggi, non li ho dietro, però ne ho. Placche meravigliose di turchese vero, perle vere, coralli veri a profusione. A soli 390 euro. Lotto 324. Fantastica. Questa è qui, eh? Poi vi ricordo questa meravigliosa Chanel. Guardate la luce di questa fantastica Chanel con tutti questi pezzi di turchese montati in argento, è raffinatissima, è il lotto numero 322 a soli 165 euro. Stupenda. Ho quasi concluso con le collane di oggi, penso di averne fatte vedere abbastanza e di avervi dato una bella scelta. E meravigliosa la numero 321 al posto di 230 vi faccio 180, è stupenda. Orecchini da abbinare a tutto a 65 euro il lotto numero 348. Giusto? 65. Guarda che bello. Questa è stupenda. Questa è l'altra. Complimenti, anche questi pezzi unici, fate bene a prenderveli perché chissà quando ne potrò rifare. Guarda, guarda quanti tagli diversi, sferici, barilotti, ovali, a pepita, tondi, con tutti i ciuffetti, anche qua. Non è facile fare sempre collane nuove e fare bei abbinamenti e fare la qualità. Argento, se volete l'argento. Poi se no, anch'io ho l'Officiel, ho delle belle aziende che fanno la bigiotteria con pietre e con pietre. Ma oggi ho la collezione vera. Questi sono stati ordinati, però io posso riprendere l'ordine, sono i 311, ho ancora un po' di materiale per farveli, naturalmente c'è ancora qualche pisciolino, qualche stella marina, mi auguro. Il turchese è vero, i turchesi sono veri, le perle sono vere. E lotto 311 a 120 euro. Questa è Agata, scusate, turchese è sopra. Ma anche questi sono bellissimi. Il lotto numero 317. Tutto in onice, corallo e bellissimo barilotto sempre di turchese, anche qua a prezzi buoni. Guarda che bello. Che sciccheria. Allora, questi li abbiamo messo il lotto numero 317 a soli 110. Argento, eh? Dovreste essere più di una che chiama. Oggi siete proprio in poche. Poi, volevo far vedere, la settimana scorsa sono stati prenotati quasi tutti i Sacro Cuori. Allora mi avete richiesto se posso portare gli orecchini.
Allora, vi ho portato questi che sono meravigliosi, che sono il lotto numero, sempre firmati da Celeste G 306, a soli 130 euro. Con i cuori bombati e la croce, e poi vedete in fondo hanno tutti i ciondolini, croci e cuori. E poi vi ho portato la collana, stupenda, sempre Celeste G con la sua firma. Vi arriva la sua scatola, Made in Italy, bellissima la collana, tutta lavorata a mano. E la collana col Sacro Cuore è la numero 308 e la richiesta è di 120. Ho anche i suoi orecchini di questa, volendo, se vi piacesse fare la parure. La vediamo da lontano, Ruben, bellissima, proprio chic sono, queste bellissime collane, e oltretutto tutte eseguite a mano, guardate, è favolosa. E eventualmente c'è anche la possibilità di avere l'orecchino col Sacro Cuore numero, questi sono gli ultimi, 307, poi non ne arriveranno più, almeno di Celeste G, a 120. Vediamoli anche questi, che lavorazione bella che hanno, magari li facciamo vedere così un po' da lontano per vedere, eccola, e poi così. E questi sono la collezione di Celeste G, questi non perdeteli, sono strabelli proprio, strafavolosi. Adesso vi stupisco con un effetto speciale. Anche se non ne abbiamo fatti fino adesso, Ruben, vero? Effetti speciali. Con un pezzo da collezione straordinario. Guardate cosa c'è scritto qua. Per chi lo sa, questi sono da collezione. Questo qui è superlativo, il giaguaro, ma la cosa bella è tutto il groviglio di foglie della rainforest con le orchidee, i colori, le orchidee sono queste, sembrano tridimensionali, che escono proprio dalla stampa. Questi sono pubblicati sul libro di Ferragamo. Naturalmente tutto in pura seta, copyright Salvatore Ferragamo, vintage, parla da solo, sembra che esca proprio questa meravigliosa, questo meraviglioso giaguaro. Ferragamo raro a 3,50, pezzo da urlo. Dovrebbe avere anche un lotto. Non ce l'ha? Non ce l'ho. Perché non ce l'ho? No. Impossibile non riconoscerlo. Da una collezionista, la quale è mia mamma. 3,50. Raro, non l'ho scritto io. Fa parte della sua collezione privata. Poi ne ha un altro straordinario, che costa 300, come tutti gli altri che abbiamo sempre presentato e anche venduto, sempre fuori lotto, Ruben, che è bellissimo anche questo. Questo a 300, però è stupendo anche questo qua. Abbiamo sempre due giaguari, con questo lusso, con questi fregi. Ferragamo. Ferragamo da 3,50 e fuori lotto 4. Ferragamo fuori lotto 5 a 300. Super. Abbiamo la super bellezza proprio, super sciccheria di Ferragamo.
Quelle nuove poi che i clienti le richiamiamo per avere l'indirizzo, sai, se ci sono le linee occupate. 300 euro Ferragamo, fuori lotto 4, no, fuori lotto 5. E Ferragamo da collezione, fuori lotto 4. Allora vado con le richieste. Riprendi pure qua, Ruben, intanto che io metto via. Allora, il ventaglio che Ruben l'ha messo bene. Allora, il ventaglio è della fine del 1800 e è firmato e è francese in avorio e tutto dipinto a mano. E è firmato. La richiesta per questo capolavoro è di 700 euro, sempre fuori lotto. Anche la sua cornice è antica, originale. La cornice è antica. Avorio, è perfetto, eh? Guardate, tutto intarsiato, avorio intarsiato, e poi il ventaglio è tutto dipinto, è francese firmato e è della fine del 1700. Vi facciamo noi tutta la garanzia. Andiamo a rivederlo bene, il centrale di questo paesaggio, è un quadro, eh? Bellissimo. Poi guardate che l'hanno tutto anche rivestito di questa passamaneria piccola di paillette. Qui è tutto inciso e dipinto con l'argento e con l'oro. È un capolavoro. Vero. Certo che interessa solo a chissà quanto valgono i ventagli di avorio del 700. Poi, a chissà, sì, adesso le faccio vedere, a chissà cos'è un capo di monte, a cos'è un capo di monte col gruppo dei putti meraviglioso che ho qui da mostrarvi. Vediamo cosa vi posso fare. Capo di monte. Anche dietro, guarda che belli, sì, e poi vi faccio vedere bene i piedini, capo di monte. La richiesta per chi colleziona cose così introvabili è banale, veramente, a soli 250 euro per un capo di monte antico. È stato venduto a Trento in un negozio che sarà chiuso almeno da 40 anni. Ho visto sotto il marchio. Stupendo. Guarda l'uva. Guarda la capretta, guarda le mani, guarda i piedi, Ruben. È perfetto, guarda le manine. Meraviglioso. Allora, le bambole che ho oggi sono due Armand Marcel. Allora, sono bambole da collezione, meravigliose, con i suoi vestiti tutti originali, guardate com'è vestita, dell'Ottocento, in ceramica, sono firmate naturalmente, sapete, sulla testa dietro, qua, Armand Marcel. E sono due le bambole. Allora, questa è meravigliosa anche come viso. Allora, le Armand Marcel le abbiamo qui su questo catalogo. Vediamo se è brava e sta seduta da sola. Le abbiamo qui su questo catalogo. I prezzi dell'Armand Marcel sono questi: 1200, 1500, 1600. Anche qua
2000, belle, anzi le nostre sono più belle. Armand Marcel è tedesca, una delle marche conosciute e importanti dal mercato delle collezioniste. Allora, con la sua cuffiettina, ma poi il viso è bellissima. Allora, la richiesta di questa Armand Marcel grande, è altezza 50 cm, è di soli 350 euro. È nuova, non è mai stata, cioè nuova nel senso, non è mai, è perfetta. Oltre che avere, guarda, tutte le sue calze. E è dell'800, tutta fatta a mano. È col vestitino meraviglioso. L'altezza è di 50 cm. L'altra è sempre Armand Marcel, molto grande, molto importante. Questa, meravigliosa. E la richiesta per questa è di 700 euro, sempre fuori lotto. Armand Marcel della fine dell'800, questa è 72 cm. Bellissima, è perfetta. Mi avete chiesto a delle clienti che le stanno comprando se abbiamo delle bambole da collezione con tutti i suoi vestiti originali e calze a rete, straordinaria. Qua firma naturalmente tedesca, fra le più importanti a livello della Jumeau, numerata, visi bellissimi. Splendida, è perfetta anche questa. Questa costa 700. E avete visto sul catalogo cosa valgono le bambole firmate con tutti i suoi vestiti originali, perfette, meravigliose. Poi ho questa bellissima scatola da collezione, vediamo se riesco a far stare sul... Anche questa è tutta in argento, è molto bella, è una portagioie. Questa vintage, vi faccio 200 euro, è tutta in argento, vedete, sempre firmata da Marcello Giorgio, che è una linea italiana che non so neanche più se c'è. Perfetta anche come stato di conservazione, bellissima, abbiamo un bel mulino a vento con un paesaggio e gli alberi, e anche molto grande, vedete le proporzioni, ci sta tanti, falla vedere proprio pure da lontano, e la richiesta per questa bellissima scatola è di soli 200. Il capo di monte Ruben, se vuoi farlo vedere un attimino meglio, a 300 euro. Ora vi faccio vedere le ultime camicette rimaste e poi vi faccio vedere i foulard, altrimenti non arrivo e li state aspettando. Allora, basta, le camicie sono finite. Quindi oggi vi... Ah beh, questa è una stola meravigliosa, sempre molto grande, che vi fa anche proprio da pareo, se volete, sempre della Pashma. E è il lotto numero 30. E la richiesta è di sempre soli 49 euro, abbiamo dei colori eccezionali. Abbiamo dei bellissimi abbinamenti anche qua, favolosi, cromatici, e servono per tenerli anche come scialli, per arricchire, per decorare, per colorare magari un bel vestito, oppure così proprio come sciarpe per ripararsi anche proprio dai primi colpi di vento, la sera magari si esce, si è vestito poco, insomma aver dietro una bella pashmina in tessuti naturali e lavorati a telaio con tutta la tecnica del block printing fatta tutta a mano, a soli 49 euro vale la pena prenotarsela, a lotto numero 30, sempre tutta a telaio, sempre tutta lavorata con la tecnica del block printing. Vuol dire che è dipinta a mano. I colori sono tutti naturali. Il capo di monte
confermato, lo lasciamo lì. Allora, grazie mille. Allora, andiamo con le camicette. Allora, me ne è rimasta una di numero cross point, come la mia, bianca. Fatalità. Scollatura a goccia, puro per 100% viscosa. Ricordatevi che se avete una bella collana azzurra come questa, abbellirete una meravigliosa casacca come questa. È molto importante saper fare gli abbinamenti. Allora, camicetta lotto 213, solo questa in taglia 50. La misura della 50 è 116 di seno, 120 di fianchi. Finita. Ultima, last call per una 50, sempre 85 euro. Non le sconto perché queste dovevano costare di più e io le ho sempre vendute a di meno e non le ho mai aumentate, nonostante siano anni che tratto la cross point. Meno di 85 euro neanche per idea, non è neanche giusto perché le avete tutte acquistate, quindi 85 euro, lotto 213, cross point è già scontata. Lotto numero 221, azzurro polvere, manica tre quarti, polsino sempre rifinito da bottone, meravigliosa anche questa, la 221 è rimasta in taglia 50. È unica, vero? Poi arriva... Bottoncini è scomparsa. Perché non c'è sulla lista, sai Lidia, esatto, il prezzo, la lista, però noi li scriviamo mano a mano. Anche questa bellissima è rimasta in taglia 50, che fa 114 di seno, 118 di fianchi, lunghezza 70. Questa l'avete vista rosa, l'avevo fatta rosa cipria e azzurro polvere. Finita anche questa. E le avete voi che ve le godete, sono contenta. Sempre a soli 85. Poi, come la mia, è rimasta questa che vedete, che anche questa è una 50. La 50 è come questa, 116 di seno, 120 di fianco. Come la mia è fuori lotto, Lidia, perché non l'avevi messa in lista, l'ho trovata io. Questa è fuori lotto? Sì, è fuori lotto. Fuori lotto turchese, colore nuovo di stagione, primavera estate. Che deve ancora arrivare, però dopo vedrete che, come ve le godrete. Poi ne ho trovata una in ciclamino che me l'avevate chiesto, mamma mia che bella, fuori lotto in taglia 52, che erano tutte terminate le 52. Le 52 vestono molto bene, sono molto grandi, le 52 vestono 122 di seno, 122 di fianchi, ciclamino è fuori lotto 11, tutte 85, cross point, stupendo sto colore. Poi c'è la numero 525 in questo bello arancio albicocca, sempre come la mia, guarda che polsini, sono stupende. Anche di questa la 525, non so cosa è rimasto di taglia. Ah, solo una? È rimasta la taglia 50, quindi di questa è rimasta una 116-120, della ciclamino, prenotate allora la turchese, della ciclamino è rimasta una 52, no non c'erano, c'era quella con le maniche corte, sono sicura, perché c'era questa con le maniche corte che era 290. Con la manica corta le ho fatte a solo 10 euro in meno, che anche queste qua comunque valgono di più. Con la manica corta è lotto 290, azzurra turchese. E mi dici le taglie della 290? Voglio sapere cosa... Lidia, della 290 cos'è che c'è? Perché mi sembravano di meno. Della 290 c'è la gialla? No, che taglie ho di questa qua con i turchesi? Sì. E perché ho fuori tutte queste taglie? Perché è stesso lotto di vari colori. Allora, togli tutto, Ruben, quelle scritte lì. Della 290 cos'è che ho di taglia? 46. Solo la 46, 106, 110. Però bisogna toglierle perché le clienti chiamano anche per le altre taglie.
fatto come le altre volte, mi ha dato un numero. Sì, ma lì sullo schermo non possono chiamare quelle che hanno 108 e 112, perché non c'è, quindi togliamole. Della 290, allora cos'è che abbiamo? Allora, dell'azzurra la 46. Solo la 46. 106 e 110. Poi, dell'arancio. Dell'arancio la 48, 108, 110. Solo la 48 allora 8, di questa. 118. Sempre l'8290. Allora, di questa abbiamo una? 108, 118. Quella che è scritta. 108, 118. Sempre 48 allora? No, una è 46. Ah, questa è più piccola. Questa che ho qui allora. La 46 è 106, 110. La 48 è 108, 118. Questa è la linea con la manica corta. Basta. Poi ho la Tiffany, che è la numero sempre 290, è rimasta in taglia 50, questa bella grande. La 50 fa 112, 120. Questa è la Tiffany. Meglio se mi segui, perché sennò... E la gialla è rimasta solo in taglia 46. 106, 110. Quelle che ho qui allora, Lidia. Finite? Quella azzurra manica corta o manica lunga? Questa allora. Ok, allora ho ancora una gialla in taglia 46 che veste 106, 110 e ho ancora una Tiffany, che è questa che ho qua, che ho capito che ormai sono queste, 50. Che è bellissima la Tiffany. Arancio anche, c'è corto. E questa che ho qui, la 48, a 75 euro. Questa è rimasta anche in questo bellissimo colore. Sì, quelle con le maniche corte 75, quelle con le maniche lunghe 85. Regalate. Lunedì spediamo, vi arrivano martedì col corriere a casa vostra. Spese non ci sono da pagare, le paghiamo noi. Allora, la 525 è rimasta solo in taglia 50, che è bella grande per chi ama le camicie della Cosplay. Sono andate tutte le 50 e le 52, le prime che sono andate. Addirittura una 52 del ciclamino. E basta, sono finite. Ancora una bianca. No, no, della 52 ho solo la ciclamino. Di queste non ho neanche una 52. Ho solo queste che vedete. Una 48, una 50 e una 46. Basta. La bianca, non perdetela, casomai c'è in taglia 50, sempre 116, 120, che è l'8213. Basta, non ne farai vedere altre perché sennò si fa in confusione. Ora vi faccio vedere i foulard. Le pagine bellissime, nuove, che le sta aspettando anche la mia cliente che ne vuole una bella colorata. Allora, puro cotone, preziosissima, perché le fibre sono tutte naturali. Allora, questa qui è l'ultima che ho, una delle più vendute, perché di questa qua ne avevo prese più di una. Ha delle sfumature meravigliose, quindi la potete indossare con tutti i colori. Pashma numero 22, 100% cotone. Non... Posso andare via un secondo? Sì.
Ok, stiamo facendo vedere questa qui che è bellissima perché ha tutti questi colori, è anche molto grande e la potete indossare un po' con tutto, a 49 sempre, eh? Questa abbiamo detto Ruben, la numero 22, è stupenda, tutta lavorata anche questa a telaio. Super, super di design, questa, vedi? Tutta telaio, tutta. Questa è meravigliosa. Poi abbiamo il verde in questo spettacolare texture di 90% modal, 4% lana, 3% seta e 3% cashmere. Lotto numero 28, anche questa spettacolo, 49 euro. Pashma. Meravigliosa, capolavoro. Abbinamenti sempre particolari. Sarebbe bene con questo anche verde, di questa bella borsina. È fuori lotto questa borsa, ma guarda che particolare che è, con la sua tracolla lunga, con questo bellissimo manico tutto intrecciato, da 85 ve la vorrei fare a 65 euro in questo bellissimo verde pistacchio. La tramezza è divisa in due, ha poi naturalmente sempre anche la sua cerniera tutta in pelle. Bellissimo abbinamento per la nuova stagione, con la sua bellissima sciarpa in tessuto prezioso, proprio texture preziosa, questa qua è bellissima. Poi guardate che sfiziose, alcune devo ancora aprirle, anche qua una meraviglia di colori. Quanto manca la chiusura della trasmissione? Ancora 10 minuti e poi la puntata di Ofelia per questa settimana è finita. Lotto numero 33, 67% seta, 33% lana. Le leggo le composizioni perché ho fatto un ordine, gli ho detto mettimi dentro, le ho scelte, poi non sono stata lì a vedere i tessuti, so che sono tutti tessuti bellissimi, naturali, e questa qua è la collezione primavera-estate. Allora, le Pashma... qua avete tutta la sua garanzia, naturalmente scritta in inglese, è un'azienda che va in tutto il mondo, e vedete che questo articolo è stato fatto a mano individualmente, è stato hand printed, è stato decorato, dipinto a mano, e hanno usato i tradizionali silk screen in legnetto, block, legno, wood, lithography. E quindi avete la grande prova, la grande marca Pashma alla portata di mano a soli 49 euro, in tessuti super chic, naturali. Questa potrei tenergliela via? Un attimo per la signora Rosanna, per favore, che la sta aspettando. Voleva una stola che andasse bene sul verde, sul rosso e sul giallo, io le darei questa. Allora, per la signora Rosanna, riservata. Che la stava aspettando sotto qui, forse non so cosa vedono il banco, bracciali, allora vedono questo, il bracciale, questo qua di Celeste G con le calle a 130 euro, il lotto 302, che ho fatto vedere anche gli anelli. Riguardatevi la puntata perché ci sono degli anelli meravigliosi anche che ho fatto vedere. Allora, questa è il lotto numero 32, 90% modal, 4% lana, 3% seta e 3% cashmere. Guardate anche questa, che belle, che scie. Che scie di colori, aiuto. E che tessuto proprio bello alla mano. Fanno una scenografia, cioè abbelliscono veramente, oltre che essere utili proprio per non farci prendere freddo anche in primavera e in estate, quando magari abbiamo
entriamo anche nell'aria condizionata, abbiamo magari centri commerciali che sono sempre super ghiacciati, i negozi. Avere dietro la vostra Pashma vi accompagnerà veramente per tutta la stagione. Meravigliosa anche l'altra che sto in mano adesso, che è la 48, sempre belle, veramente c'è, come dite voi, l'imbarazzo della scelta, e danno assuefazione come le collane, come le camicie della Cross Point, una volta avuta una, si vogliono avere tutte perché vestono veramente benissimo, guardate, guardate poi, tutte fatte a mano, mamma mia, anche qua, sono dei quadri, l'ho detto il numero con tutti i colori. Vedete che sono tutte fatte a mano, meravigliosa, con i verdi, con gli azzurri. Questa è la numero 48, poi non so, per dire, guarda, qua ci hanno fatto dei pois, cioè vedi l'arte. Questi sono artisti che dipingono queste stole, tutte fatte a mano con colori splendidi, naturali, meravigliosi. Sono proprio artistiche, da pittori. Poi... andiamo a vedere queste qua proprio stupende, quei toni pastello, queste in cotone sono straordinarie, no, numero 35, 100% cotone, allora io gliel'ho tenuta, quella di prima va bene per la signora Rosanna che gliel'ho detto che era per lei? Allora, io le ho fatto vedere la signora Rosanna una stola, mi dica se la vuole perché sennò le do le riserve. Okay, gestitela voi. Vero? Questi volendo si possono usare anche come parei, questa è una linea pareo perché è grandissima, sciccosissima da usare come pareo, in puro cotone sempre della Pashma, pareo, anche questa è già confermata, eh? Stola ma anche pareo, vi fa da abito, meravigliosa. Prenotata, grazie. Poi, meraviglia anche la numero, sono tutti pezzi unici, la numero 31 in 90 modal, 4 lana, 3 seta, 3 cashmere. E qua, tanta roba. Andiamo poi a vedere proprio i dettagli dei disegni. Stupende, stupende, bellissime, veramente, veramente. Poi ne ho trovata una che era andata via a Ruba e avevo delle riserve, questa qui bellissima che la cliente mi ha mandato la foto, la ringrazio dicendomi che è bellissima. Ah, il tatto poi è una cosa, questa qui con, è un quadro, tutta dipinta a mano, e questa qui è in 60% seta, 40% lino, la numero 26. Questa qua è piaciuta tantissimo, con tutto il dipinto sui bordi dei cavallucci marini, guardate, delle medusine, delle stelle marine, del fondale marino, con il sole al tramonto, col cielo rosato, meravigliosa. Questo è un quadro. E per il resto appunto sono rare queste qua quadrate, che comunque sono belle grandi, perché sono 90x90. E quindi vi fanno anche queste volendo da mantelline, stupenda. Questa qui è magica, veramente, guardate che tessuto. Guardate poi il telaio, la leggerezza. Fantastica. Poi, veramente carina, ma veramente bella, sempre della stessa linea, c'è questa, che è sempre in... 60% lino, 40% seta, che anche questa è un quadro, è la numero 29, la numero 29, Beautiful Heart, Bella Vita, questa qui no, è quella col pesce penso che hanno preso,
Questa qui è la 29. Ma dai che puoi passare Lidia. Questa è la 29. Ma poi guardate queste che carine. A scacchettini con le nappine più grandi sui toni pastello oppure più piccole sui verdini e sui rossi. Stupenda che questa. Cento cotone, la numero 34, ma guarda che dolcezza. Sono troppo belle. Da mettere qua, per esempio, se avete già preso la ciclamina, l'avete già presa. Anche sull'arancio. Guarda che bella. Allora, questa qui è la numero 34. Poi l'altra versione è questa, andiamo a vederla. Sui toni pastello, bellina anche questa proprio. Che è la numero 24. Questa è sempre in 100% cotone, sono tutte cotoni naturali, fibre naturali, i colori sono naturali, guarda che bella. Martedì arrivano ai pacchi se noi li spediamo lunedì. Bellissimo, veramente particolarissima. Una e anche l'altra. Questa magari dopo se me la potete piegare. Poi questo capolavoro in cashmere e tutti questi colori modal seta e lana è la numero 55, modal seta, cashmere e lana, con questa meraviglia di dipinto, tutta fatta a mano naturalmente, anche questa, tutta a telaio. Vediamola da lontano Ruben, che impatto fa una bellissima stola come questa, fantastica. Poi, guardate che delicatezza, lotto numero 1, fiorellini su sfondo arancio e fucsia, tutte sempre col bordo, tutto dipinto, sempre tutta a telaio. Confermato, grazie mille, il Ferragamo da collezione. Ha fatto bene, signora, a prenderselo. Poi, stupenda, sempre in cotone, con questa leggerezza e questa raffinatezza, la numero 3. Abbiamo sempre lavorata come i batik, con la tecnica appunto dei legnetti fatta tutta a mano, questa meraviglia, la numero 3. E poi una, facciamo l'ultima, bellissima, sullo sfondo del color smeraldo, color azzurro mare, con questi fiori. Puoi fargli vedere quella con le nappine piccole? Quella con le nappine piccole, perché siamo in chiusura. Questa allora. Questa o questa? Prendetemele tutte e due così non sbagliate. Una quadri e una riga. Una, esatto, ha i quadretti e le righe e una tutta a quadri. Questa è quella sui toni dell'azzurro. Che è la numero? Un verde mare più che azzurro. Stupenda anche questa. Una nuvola in puro cotone, è la numero 42. E con questa... Vi auguro
un buon fine settimana, un buon primo maggio. Noi comunque lunedì ci siamo, su Facebook. Domani, mi raccomando, Ruba, mettiamolo fuori. Siamo sul 124 dalle ore 12 col mattinè di Ofelia, dalle ore 12 alle 14. Per chi non avesse visto bene la trasmissione, ci sono delle cose bellissime oggi, quindi rivedetevela, potete anche fare le foto e mandarmi lo screenshot di quello che vi è piaciuto su WhatsApp 0461 e dove è finito l'orecchino? 0461 17 80 606 è il numero di telefono. E come al solito so di essere stata seguita, non da tutte magari perché oggi è una giornata di festa, magari di ponte. E mi auguro di ritrovarvi magari domani sul 124 da mezzogiorno alle 2 o se no in diretta a Facebook lunedì dalle 2 alle 3. Mi raccomando, non perdete i contatti con me perché in televisione ci sono solo 2 ore alla settimana. E poi dovete assolutamente mettere mi piace sulla pagina Ofelia di Biasiar Lorenza, perché poi lì voi potete guardare le mie trasmissioni che faccio private e non in televisione. Quindi mettete mi piace sulla pagina Facebook o su Instagram e anche iscrivetevi su YouTube perché anche lì abbiamo tutte le nostre puntate registrate. Grazie mille e alla prossima, intanto a domani. Buona serata. And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby when they give you. But even